Bella vittoria oggi, arriva anche il gol, tutto perfetto. Sì, una bella serata. Dopo tanto tempo che non si vinceva qua, è importante per tutti quanti che stiamo, penso, facendo le cose per bene, stiamo lottando ogni partita e è una serata così importante per tutti. Cioè, ti sembra una Lazio molto carica, una Lazio che crede molto nei propri mezzi, arriva la terza vittoria, quarta in classifica. Che Lazio è questa? Sicuramente un po' più determinata, penso io, più concreta in qualche senso di squadra, e siamo tutti concentrati su una stessa direzione, ma questo è appena l'inizio, c'è un anno lunghissimo che sicuramente dobbiamo continuare così. Correa, squadra, la Lazio bellissima da vedere, ma lì davanti quando duettate con Immobile, Luis Alberto, Savic, avete tanta qualità, siete belli da vedere, la sensazione è che vi divertite tanto in mezzo al campo, poi tutto è una conseguenza di ciò, o no? Sì, il mister ci chiede questa cosa di essere felice dentro il campo, di cercare delle giocate importanti, e niente, a volte escono come oggi con tante cose che abbiamo fatto bene, con l'assist di Luis che è stato benissimo, e niente, tutti, come ti ho detto, contenti e con tantissima voglia. Lo scorso anno decisivo in Coppa Italia a San Siro, quest'anno un altro gol importante, ci ha preso gusto contro il Milan, che quanto è importante questo gol? No, sicuramente per la squadra, per essere sul pezzo, per continuare su questa strada è importante, perché dopo la partita che abbiamo fatto magari si pareggiavamo, era un po' brutto, no? Diciamo, perché abbiamo fatto noi la partita, quindi quando escono le serate così uno è contento perché lavora ogni giorno. Hai fatto un gol importantissimo, hai fatto impazzire di gioia Simone Inzaghi, che è scattato verso di te, ti ha abbracciato, immagino ti abbia anche ringraziato. Correa, quando si dice che questo deve essere l'anno tuo, tu come vivi tutto questo? E in effetti stai dimostrando di avere tantissima qualità, che stai migliorando gara dopo gara. No, sempre magari si parla delle cose, io ci penso solo a migliorare ogni giorno e fare vincere la squadra, aiutare da qualche modo, e poi a volte le cose escono, a volte no, ma io penso partita a partita, allenamento a allenamento, e niente, essere consapevole che ho dei compagni fantastici che giocano un calcio bellissimo. Grazie. Questa è la terza vittoria L'ultima. Dopo un momento difficile, no? Che è arrivato dopo diversi passaggi a vuoto, anche contro il Celtic a Glasgow. Cosa è scattato in questa Lazio all'improvviso? Io penso che siamo con lo stesso atteggiamento, a volte le cose escono, a volte no, ma anche a Glasgow abbiamo fatto credo una partita importante con un stadio particolare, abbiamo fatto una gara di prestazione e abbiamo perso. A volte il calcio è così, ma come ho detto prima, se siamo concentrati sicuramente saranno più vittorie che sconfitte. Grazie. Grazie.